Una notizia importante questa che sto per darvi, perché il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ieri ha parlato per più di 20 minuti con l'astronauta Luca Parmitano, e grazie a un collegamento telefonico e video tra la Stazione Spaziale Internazionale e il Quirinale. Parmitano si trova, come sapete, a bordo del laboratorio europeo Columbus e in una delle stanze della Stazione Spaziale costruite in Italia. È frutto della tecnologia italiana il 50%, pensate, di questa stazione orbitale. Allora, ascoltiamo questo colloquio tra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il nostro astronauta, che ovviamente verte, oltre che sulle questioni tecnologiche dell'innovazione scientifica, anche sui drammi che ci sono qui sul pianeta Terra. Vediamo. Innanzitutto buonasera signor Presidente e benvenuto a bordo del modulo Columbus, il modulo europeo costruito in Italia. Io come può vedere sono sempre sorridente, perché qui a bordo della stazione la vita continua benissimo. Per essere preciso, ricordo che lei è partito a fine maggio, o mi sbaglio? Effettivamente sono partito il 29 maggio, quindi proprio alla fine di maggio. Qui sulla stazione non si può dare niente per scontato, ogni giorno bisogna approfittare del tempo che abbiamo a disposizione per rendere al meglio quello che abbiamo. Io mi occupo sia degli esperimenti europei, di quelli italiani chiaramente, ma anche di quelli dei nostri partner internazionali, per cui negli ultimi 4 mesi ho svolto tutta una serie di esperimenti, sono stato anche soggetto di vari esperimenti. Questo piccolo oggetto che si chiama Diapason è un oggetto costruito in Italia, è un piccolissimo sensore che riesce a catturare nanoparticelle che determinano la qualità dell'atmosfera. Io la invito a venire qui, noi continuiamo a essere impegnati su cose molto terrene, e quando dico cose molto terrene dico cose che riguardano il nostro territorio e anche il mare che lo circonda. Noi oggi purtroppo abbiamo avuto un'altra terribile tragedia nel mare di Lampedusa, un enorme barcone che è naufragato con un numero mai raggiunto in precedenza di vittime. Quelli che sono arrivati o hanno tentato di arrivare stamattina in gran parte provengono da paesi in guerra, da paesi segnati da conflitti interni o anche da stati quasi falliti. Io signor Presidente la ringrazio ancora una volta veramente dell'onore che ci ha fatto venendo a bordo della stazione. Arrivederci. Bene, veramente una telefonata, sì. Anzi un collegamento spaziale, formidabile, tra Giorgio Napolitano, che naturalmente ha ricordato a tutti noi che oltre anche lì nello spazio la nostra piccola Terra, il nostro piccolo pianeta deve sembrare una cosa lontana, eppure riguarda, succedono, la vita di tutti noi, compresa, esatto, quella della nostra stazione spaziale.